Le fabulazioni sono dei viaggi che io compio per la prima volta con le persone che mi ascoltano, perché fino a che non le faccio non so neanche io dove andrò a parare, quello che racconterò, quello che suonerò. Non che mi interessi particolarmente fare delle cose che non si capiscono, sono cose semplici. Alla fine io racconto delle storie con le parole e con la musica, non c'è molto altro da spiegare. Io e cari italiani. Possono essere spiazzanti per qualcuno per una questione di abitudine, non tutti sono abituati ad avere tanta musica tra un blocco narrativo e l'altro. Mi preoccuperebbe se le persone che ascoltano se ne vanno, e invece le persone rimangono, quindi funzionano, sono piacevoli da ascoltare. Naturalmente richiedono un pubblico attento, un pubblico di teatro, di ascolto, un pubblico che abbia la pazienza di stare a sentire, di capire che cosa gli si sta dicendo, non semplicemente di assorbire passivamente delle note o dei suoni. È l'unica richiesta che io faccio al pubblico che mi ascolta, che mi sta davanti. Reiterare una canzone o reiterare un racconto all'infinito non mi interessa. Mi interessa invece che questo racconto o questa canzone o questa musica che io faccio abbiano un inizio, uno sviluppo e una fine nell'istante stesso in cui vengono fatte, per cui non posso fare a meno di utilizzare l'improvvisazione. È un carattere fondamentale della fabulare, insomma, del raccontare a modo mio. Lei dormiva del suo sonno perfetto. Non aveva nulla da raccontare, non aveva voluto raccontare nulla. E aveva lasciato tutto così. Perché le cose si lasciano così. Perché le cose sono come sono. Non sono mai come le vogliamo noi. Ed è giusto che siano così. Qualche volta le accettiamo, qualche volta no. E ora il suo sonno mi stava dicendo questo. Accetta il mio silenzio. Per favore.